Secondo lei qual è il motivo principale per cui bisogna votare no? Il motivo principale per votare no è quello di tener ferma la Costituzione su valori fondamentali, quali soprattutto quello della sovranità popolare al di sopra di ogni altro potere, e quello di tenere ferme le difese che la Costituzione appresta rispetto a tentativi o a propositi di ribaltamento nell'equilibrio dei poteri, rafforzando il potere esecutivo a dispetto del potere legislativo e del potere giudiziario, perché questo rappresenterebbe una seria minaccia per la democrazia. Quindi verrebbe fuori uno squilibrio tra poteri in pratica? È già disegnato nella nuova Costituzione uno squilibrio di poteri che rischia di essere ulteriormente aggravato dalla legge elettorale approvata con l'Italicum. Grazie mille. Una delle tematiche forti dei fautori del sì è che non verranno toccati i principi fondamentali della Costituzione. È vero tutto ciò? Beh, non vengono toccati formalmente, naturalmente cambiando la forma di governo, cambiando le modalità di rappresentanza, come diceva precedentemente il dottor Macri, cioè le modalità attraverso le quali i cittadini esprimono la loro sovranità, è chiaro che si incide anche sulla forma principale della sovranità e quindi in questo senso si interviene anche sulla prima parte della Costituzione, sì. Ecco, e invece per quanto riguarda l'altro punto di forza sempre dei fautori del sì, il sì equivale al nuovo, il no equivale al vecchio. Come può essere spiegata questa cosa? Ma questo è tipico della retorica politica, tutto quello che è nuovo dovrebbe essere bello, quindi anche Trump è bello perché è nuovo rispetto a Obama, cioè voglio dire è la solita retorica dei politici per cui quello che propongono loro è nuovo e bello e quello che propongono gli altri è brutto e cattivo, ma questo fa parte del gioco politico. E il caso di vittoria del sì cosa prevede? Prevedo che il potere di Renzi si rafforzerà molto perché a questo punto lui avrà ottenuto il plebiscito che si aspetta attraverso una grande riforma della Costituzione i cui esiti concreti dal punto di vista della gestione del governo in realtà sono tutti da sperimentare perché la riforma non è scritta bene. Quindi squilibrio tra poteri. Libero dei poteri, ma proprio è la scrittura concreta e giuridica, come abbiamo cercato di spiegare anche stasera, della riforma che lascia un sacco di spazi all'incertezza, all'interpretazione, alle procedure e anche alla capacità di questo nuovo organo, questo Senato delle Regioni, di rappresentare davvero le istanze dei territori. Grazie mille. Prego.